Buonasera, ci ritroviamo dopo un paio di settimane e approfitto per annunciarvi che il prossimo incontro non si terrà più il 5 di marzo, come era previsto nel nostro programma, perché il 5 di marzo è il giorno successivo alle elezioni, quindi immagino che il nostro auditorio sia preso dalla valutazione dei risultati elettorali. Quindi stiamo tentando di spostare l'incontro al 12 di marzo, cioè a lunedì successivo, da 5 al 12. In ogni caso, sul sito di Theotokos potete trovare, come dire, la conferma di questa previsione. Stasera abbiamo con noi una personalità particolarmente interessante, che è la professoressa Sandra Sassaroli, psichiatra, la quale è famosa per aver scritto una serie di libri molto importanti, uno dei quali si chiama, e non a caso, La paura della paura. Quindi in qualche modo Gennaro Matino stasera si intratterrà su questo pensiero della paura e provocherà la professoressa Sassaroli perché ci dica qualcosa che non riguarda soltanto le paure generali, quelle che interessano le masse, ma riguarda anche le paure che stanno dentro di noi, la paura personale, quella che noi spesso anche inconsapevolmente coltiviamo nel nostro animo. Do subito la parola a Gennaro Matino perché si avvi questo confronto. Grazie ancora della vostra presenza. Grazie a Benito. Saluto tutti quanti voi, saluto gli amici di Radio CRC Targato Italia che ci seguono e che da quando abbiamo iniziato questo percorso di dialoghi in città con la Theotokos ci stanno accompagnando volta per volta e devo dire, lo ripeto con soddisfazione, che l'ascolto al di là delle nostre attese sembra essere confortante, perché i temi che noi trattiamo in qualche modo hanno bisogno di provocazioni da fare e da ricevere e siamo contenti che ci sia chi ci ascolta. Allora a loro va il nostro saluto e il saluto particolare stasera va alla dottoressa, alla professoressa Sandra Sassaroli, che io chiamerò affettuosamente Sandra, anche se ci siamo incontrati per la prima volta da poco, ma io devo dire, faccio una confessione in modo che io da prete posso confessarmi stasera, ma io ho dato il titolo a questi incontri, a tutti gli incontri, partendo da una lettura della professoressa Sassaroli, cioè il tema generale dei nostri incontri è visionari in tempo di paura. Ed era ovvio che in qualche modo io mi rifacessi a una delle massime esperte che in ragione della propria ricerca e del proprio lavoro di studiosa fa quotidianamente. Lei è una persona profondamente umile, ma è una ricercatrice di livello internazionale, non soltanto perché è nei suoi titoli, nelle sue esperienze rappresentativa di percorsi che fa di studio scientifico anche in altre parti d'Europa, Barcellona per esempio ha la direzione di un corso a master, credo che facciano master, quindi se, come diceva Giovanni Paolo II, se mi sbaglio mi corrigerete, però io faccio, la sua produzione scientifica che ha anche una ricaduta, per cui io vi invito, anche se non tecnicamente dentro i temi, ma ha una ricaduta, uso il termine che per me è alto, non è riduttivo,
popolare della comunicazione, perché sono argomenti che riguardano la persona, per cui interessata com'è nella ricerca della psiche umana e soprattutto un settore, un segmento particolare che sono le ansie, l'ansia, che è una delle condizioni che oggi maggiormente descrivono il vissuto quotidiano, ci permettono attraverso i suoi scritti, che saranno un po' in qualche modo il leitmotiv di questo nostro percorso, di questo nostro dialogo veloce, di poter ragionare su dov'è l'uomo adesso, qual è la condizione dell'uomo nella società ora e quale, come visionari, possiamo in qualche maniera intravedere percorsi per vincere la paura, se mai è possibile vincerla, in tempi in cui politicamente viene usata la paura come strumento di propaganda, cioè in altri termini non la eliminazione della paura, ma l'uso strumentale della paura per poter ottenere consenso. Se da un lato la psicoterapia e la psicoanalisi da sempre, insieme a gran parte della ricerca moderna che ha voluto l'uomo liberato dalle paure, ha visto il secolo scorso come una grande lotta contro le paure, oggi invece nella regressione dell'umano la paura è diventata di nuovo servizio nelle mani dei poteri per schiavizzare l'uomo. Questa è una mia sensazione, è un mio modo di interpretare questo tempo, ma ne voglio parlare con la professoressa Sassaroli, con Sandra, e partirei, se lei me lo consente, già gliel'ho detto, da un testo del 93, da un suo testo che è L'uomo nero. Quando io prima gliel'ho detto, cioè quasi dimenticavo di averlo scritto, io sono andato a riprenderlo e c'è una cosa che mi interessa moltissimo, lo leggo così come sta nella presentazione del libro L'uomo nero, paure, ansie, fobie di Sandra Sassaroli e di Roberto Lorenzi. La paura è sempre stata una buona consigliera per mettere in salvo la pelle, tanto che una sua parente stretta, la prudenza, è addirittura considerata una virtù. Ciò nonostante, maggior parte delle persone che si rivolgono agli psicologi e agli psichiatri soffre di paura, paure esagerate e continua come l'ansia, o paure assurde e apparentemente incomprensibili come le fobie. Accompagnata dalla paura, la vita continuamente assediata, coartata e minacciata dal malessere, diventa un calvario e l'unica boccata di ossigeno proviene dal consumo sempre più massiccio di alcol, di ansiolitici, farmaci venduti dal mondo, i farmaci più venduti dal mondo. Ora, la mia prima domanda, innanzitutto ci troviamo nel 1993, stiamo parlando ormai di 25 anni fa, più di 25 anni fa, e ha una straordinaria capacità di leggere un segmento lungo, perché stiamo parlando di un giubileo di tempo, però che è di estrema attualità. E se questo prima riguardava soprattutto adulti che vivevano un contesto di atteggiamento psicologico di grande difficoltà, questo invece è andato progressivamente nel tempo, invece che a essere superato, allargato alla minore età. Allora io la prima domanda che faccio alla professoressa, a Sandra, ma cos'è la paura? Questa domanda ha una risposta, è un'emozione basica. Allora la domanda subito dopo è: ma cos'è un'emozione? L'emozione è un'informazione, quindi con ampi pezzi anche di pensiero, quindi non è un'altra cosa dal pensiero, ma è un'informazione molto urgente che viaggia non solo negli uomini, ma in tutti i viventi, e che ha negli uomini un'emozione attaccata a un pensiero. Ad esempio, cosa succederà adesso? Se adesso arriva un leone che entra improvvisamente da questa porta, ho paura, abbiamo tutti paura,
ci diciamo siamo in pericolo e quindi scappiamo. E quindi la paura è un'emozione basica che ci chiede comportamenti molto urgenti. Assolutamente sì. Se la paura è un'emozione, di per sé stesso non è necessariamente una cosa negativa. Anzi, la paura è fondamentale perché ci segnala che sta succedendo qualcosa che devo affrontare urgentemente. Quando è che la paura diventa un fatto negativo? Cioè, in che momento la paura da fatto positivo, cioè da allarme che procura una difesa, diventa invece patologia? Quando ho la paura della paura, quando a fronte di un'emozione che devo maneggiare e accettare, mi muovo per esterla. A questo punto, in maniera più diffusa, più tempo, io voglio capire bene, noi vogliamo capire bene, uno dei suoi libri, ultimi libri, ha trattato proprio questo argomento, la paura della paura. Se mi consente, nel momento stesso in cui va ad allargare questo tema, lo va a presentare a noi, se può darci una ricaduta attuale, cioè se in altri termini questo nostro contesto storico attuale è figlio di paura delle paure. Allora, questo è una domanda, allargato così ne sa molto di sociologia, però diciamo che se ho paura o ho ansia è un'emozione nella quale posso stare. Se io ho paura o ansia e ho troppa paura per poter avere la fiducia di assorbirla dentro di me, posso scappare troppo velocemente, sparare, aggredire e diventare violento. Questa è una cosa che abbiamo visto che ci stiamo attaccando molto rapidamente a fatti anche di politica e alla cronaca. È chiaro che la paura di un arrivo di persone da lontano che fanno fatica a inserirsi e che a volte facciamo fatica noi ad accogliere, chiede tempo, pazienza, assorbimento. Se io non ho questo tempo, non ho questa fiducia nei miei mezzi di assorbimento, posso reagire in un modo improprio. In altri termini, la paura è la mancanza di tempo per sedimentare, per accettare, per ragionare di quello che sono in ragione del contatto con gli altri. Di tempo, ma qui parlo da clinico, di tempo ma anche di fiducia nelle proprie competenze, perché io mi posso dare del tempo di assorbimento se penso che posso assorbire questo evento doloroso. Se io penso è troppo per me, non riesco a darmi la pazienza e il tempo per assorbirlo in un modo che ha a che fare con un termine molto importante per noi clinici, che è l'accettazione, ma credo che sia importante anche per lei, per i politici, cioè l'accettazione di eventi dolorosi, faticosi da digerire, che chiede tempo, prudenza, intelligenza e pazienza. Dalla sua esperienza, la paura delle paure ha sempre una possibilità di essere superata? Assolutamente sì. Cioè, se noi dobbiamo semplicemente, penso anche ai pazienti, conquistare i mezzi per poter assorbire da un lato l'evento, perché la paura mi dice l'evento è grandissimo e poi mi dice io sono così fragile. Queste due cose sono le due cose su cui dobbiamo intervenire. L'evento è misurabile ma non intollerabile e tu sei non così fragile. Non so se mi sono spiegato. Tutta la clinica delle paure dei nostri pazienti è basata sulla ridefinizione delle competenze del nostro paziente ad assorbire l'emozione dolorosa, ma anche sul ridimensionamento dell'oggetto. Quando noi diciamo quell'esame è troppo difficile per me, ci immaginiamo tutto il giorno, non ce la faremo mai, è un esame. Se ti bocciano
lo vedrai un'altra volta, cioè anche la ridefinizione dell'oggetto che temo è importante, oltre che la ridefinizione delle mie competenze. Assolutamente sì. Allora, quando lei scriveva il colloquio in psicoterapia cognitiva e si poneva la domanda al paziente cosa dico nel suo testo, la direzione per dare la possibilità a chi vive la paura come fatto patologico passa attraverso anche un dialogo, un colloquio che permette allo psicoterapeuta di aiutare chi è nel disagio, ma che può diventare perfino schema sociale che va oltre il terapeutico, cioè la parola come transizione, come capacità di passaggio. Sì, infatti non è necessario pensare a uno psicoterapeuta, perché il lavoro che si fa, ad esempio, ritorniamo al tema dei migranti, il lavoro che si fa per ridefinire questa presenza come qualcosa che è difficile, complessa, ma misurabile nel mondo, no? E che con pazienza comprenderemo meglio, è un aspetto che non occorrono i clinici, bastano i sociologi, i sacerdoti, così. Così come l'intervento sugli individui che dicono la paura è una cosa intollerabile, l'unica cosa che possiamo fare è espellerla. Adesso voglio fare un inciso, se possibile. Ha tutto il tempo e tutta la possibilità. Ci sono due modi per affrontare la paura che sono comuni a tutti. Uno è scappo. L'altro è controllo tutto in modo tale, controllo il futuro in modo tale che nulla mi sfugga. E questi sono i due modi che fanno i nostri ossessivi, le nostre anoressiche perfezioniste, i nostri ansiosi che scappano, così. Allora, tutte e due, questi sono due comportamenti, e sono due comportamenti che noi vediamo nei pazienti, ma che secondo me vediamo anche nel mondo. Perché una cosa è scappare, vuol dire cancellare, eliminare, e controllare vuol dire mettere in un posto da cui non possono scappare, se torniamo a questa metafora sociologica che stiamo tenendo, e politica. Molto interessante, non solo interessante dal punto di vista della sua esposizione, ma anche dalla sua ricaduta reale, concreta, dalla sua esperienza. Passiamo adesso all'intimo rapporto medico-paziente. Dalla sua esperienza, il caso clinico che ha dinanzi, paura, ansia, ha trovato capacità, ne parlo come prete, il contatto le ha dato più forza nel potere di liberazione, cioè nel senso di voglio che si liberi, o ha trovato più interesse nello scoprire la novità di quello che aveva davanti? Cioè, è stata il rapporto medico-paziente, in questo caso, le ha dato di più in quello che ha ricevuto o in quello che ha dato? Beh, insomma, sicuramente quello che ho ricevuto, cioè come bilancio, perché le esperienze degli altri sono le esperienze che raccontano sempre intimamente la nostra esperienza esistenziale, e non è ideologia, siamo tutti nella stessa pentolone a bollire, no? Però sicuramente l'apprendimento, cioè il problema della paura per noi terapeuti è il problema molto doloroso ma più facile da risolvere. Adesso le dirò una cosa strana, perché noi abbiamo dei problemi che sono ben più drammatici, che sono lavarsi le mani 10 ore al giorno, la violenza, l'aggressività. La paura è un'emozione che semplicemente, e tutta la patologia legata alla paura è un tipo di sofferenza che si può risolvere in modo abbastanza semplice, intervenendo su queste cose che ho detto prima, sulla percezione di fragilità e quindi sull'accettazione, e su alcuni comportamenti di scappare o controllare come facciamo noi. Cioè sono dei pazienti che noi non riteniamo difficili. L'ansia. Sono pazienti, l'ansia è considerato un problema oggi che si può risolvere in tempi relativamente brevi, se qualcuno ha voglia di risolverlo. Penso al panico. Il panico in sé è un'emozione. Il terrore del panico
diventa il disturbo. Cioè, tutto quello che faccio per non avere il panico è il problema che noi poi ci portano in seduta. Perché chi di noi nella vita non ha provato un'emozione d'ansia fortissima almeno una volta? E veramente gli auguro di essere vissuto in un mondo estremamente tranquillo. L'emozione in sé non è niente, è quando io dico è così brutta che non la voglio mai più avere. Quello è il disturbo. E quindi invece noi dobbiamo accettare che ogni tanto abbiamo la paura, abbiamo l'ansia, abbiamo il panico ed è la nostra misura di umani. Interessante, no? Sapersi fragili è l'unica possibilità di essere forti. L'unica possibilità che hai di conoscere e conoscerti, e conoscerti con le tue problematicità, i tuoi limiti, dirti la verità per essere libero, direbbe qualcuno che io conosco per averlo praticato. E fondamentalmente è una forte suggestione che ci viene dalle parole di Sandra, e cioè quella che quello che noi riteniamo essere un limite, una volta affrontato, può diventare perfino una ricchezza. Ed essere capace di dare le giuste considerazioni a spazi che emotivamente possono in qualche maniera turbare, ma se gestiti finiscono per essere una ricchezza. Io dicevo precedentemente, Sandra, che quello che 25 anni fa sembrava essere, senza essere generalizzato, soprattutto luogo interessante gli adulti o i giovani adulti, progressivamente ha sempre di più toccato la fascia adolescenziale e infantile dell'infanzia. Ne ho in qualche maniera conoscenza ed esperienza anche per la mia attività. Quali sono, secondo lei, le ragioni, le cause? Esiste in questo, al di là delle assenze o delle responsabilità, una paura a monte che genera le paure dei nostri ragazzi? Questo discorso apre una porta su che madri e che padri sono i nostri giovani, perché io sono nonna, però il punto che colpisce più me quando mi portano, io non sono un'esperta di bambini, però faccio consultazioni, è che molti genitori ormai di figli unici, perché educano questi figli al terrore di essere persi e di non farcela, quindi c'è un'educazione alla fragilità. E un'altra cosa che mi colpisce molto quando leggo nei giornali che una professoressa mette un cattivo voto, il genitore va e picchia la professoressa. Questo è veramente, è interessante perché ci racconta una disabilità emotiva di questi genitori. Il nostro figlio può non essere bravo come io avrei desiderato, è una cosa, è un dolore e lo posso accettare. Invece picchiare la professoressa è la reazione contro l'emozione esattamente che ne perpetua il disturbo, no? Invece, e quindi queste madri di questi figli spesso unici educano questi figli a un'incompetenza emotiva terribile e con delle aspettative che spesso sono delle aspettative irrealistiche. Non è vero che c'è una cosa per cui i nostri figli saranno sempre più bravi di noi, più ricchi di noi, più avanti. Non è vero, cioè è tutta un'onda, e possiamo avere un figlio fragile, un figlio che fa fatica a scuola, un figlio che dobbiamo accettare che sarà meno grintoso di noi o meno pieno di spine di come noi eravamo e come vorremmo insegnargli a essere. Non so se... Veramente interessante, soprattutto il fatto mi provoca a rilanciare il fatto che lei diceva precedentemente che il figlio unico in qualche maniera concentra su se stesso tutte le attese e le ansie genitoriali, e fondamentalmente la paura, usiamo il termine di perderlo, ma anche la paura di perdersi nel proprio ruolo, crea ansie sia nel genitore che nel ragazzo che viene esageratamente appesantito di attesa e di responsabilità.
Fatto sta però che malgrado ci sia questa ansia oggettiva rispetto a quelli che sono i percorsi educativi, noi in Italia, forse per questo è uno dei posti dove la paura maggiormente è diffusa anche dal punto di vista relazionale, siamo uno dei paesi che mette al mondo pochissimi figli. Le ultime indagini ci dicono che, a differenza non di 300 anni fa, ma di 40 anni fa, in 40 anni una donna aveva una media di 3,8 figli per donna, oggi invece abbiamo una media di 1,3 per donna. Cioè, in altri termini, considerato che poi questa media è da considerare anche in Italia rispetto anche agli extracomunitari che non è così, per cui abbiamo un tasso assolutamente indicativo di quanto non soltanto ci sia la fragilità del rapporto dovuta ad un figlio solo, ma alla difficoltà di avere fiducia nel futuro, per cui i figli non si fanno per varie ragioni. Ma questo vale per la nostra società e vale soprattutto per quello che io ritengo essere, lo chiedo a lei, un cambiamento, un approccio concreto e reale con la verità della vita. C'è, dal punto di vista della sua analisi che fa, con il suo studio, il fatto che le paure o l'ansia nascono da un'alterazione della verità che diventa poi sostanza di verità, cioè c'è una società che altera la verità. La fake news in quanto tale è l'ultimo arrivo di un sistema in cui la menzogna è diventata verità, ma è anche vero probabilmente che i modelli che noi in qualche maniera proponiamo anche ai nostri ragazzi sono modelli falsi. Sì. Sono d'accordo, falsi. Sul termine falso? Sì, ecco, io vorrei usare il termine narcisistici, così faccio la clinica, mi prendo la mia responsabilità. Assolutamente, quindi, ce lo spiego. Sì, vuol dire che il minimo che io attendo da me stesso è il massimo che riesco a immaginare, no? E quindi ho l'aspettativa, io sono lì, sono un bambino, sono non mutato, non mediamente intelligente, ma mi viene fatto su di me un progetto di onnipotenza, andrei alla Sorbona, andrei a Harvard, e io bambino di fronte a questo peso posso non farcela e avere molta paura di misurarmi facendo alcune cose. Una cosa che vediamo già in clinica noi è questa patologia che viene dal Giappone che si chiama hikikomori, cioè questi maschi adolescenti che si chiudono in casa a 16 anni, noi ne abbiamo consultati qualcuno, e che non escono più, hanno un rapporto virtuale compiuto in realtà, non si misurano più con niente e quindi rimandano per sempre l'incontro con la realtà. È chiaro che il chicomori è una paura, perché poi c'è una diagnosi, è schizofrenico, vediamo, questo non è, però sicuramente c'è un evitamento. L'altra forma di evitamento, che è quella cosa che dico il narcisismo e che lei chiama la mancanza di verità, è inventare una figura di me del tutto irrealistica, onnipotente, che va a 500 all'ora, che si fuma 10 canne al giorno, che sicuramente va tutto in un mondo onirico che non si misura per niente con la realtà. Quindi in questi due esempi, o evito o sogno, spesso alla base, al di là delle aspettative materne, paterne, così, c'è anche una grande incompetenza ad accettare le emozioni di paura, di tristezza, di dolore, tutto quello che poi in realtà, qui non siamo giovanissimi in questa stanza, ci rende alla lunga umani. Molto molto interessante, molto bello direi, anche dal punto di vista dei percorsi, perché è la descrizione sintetica, breve ma profonda, della rimozione di se stessa nella costruzione di un avatar che fondamentalmente oggi sta imprimendo un nuovo mondo ad una comunità, ad una nuova comunità che è fuori dal reale, che diventa in qualche maniera costruita ad arte. Anche i social in qualche maniera
producono avatar, cioè profili inventati che i ragazzi, e non solo i ragazzi, si danno per essere altri da sé, perché fuggono da se stessi. E quando più l'immaginario diventa reale, e quanto più quell'immaginario è distante dal reale, tanto più esiste una mancanza di verità o di narcisismo. Dico male? No, questo è, sono del tutto d'accordo. Se penso da chi cura, torno a fare il povero tecnico, in realtà parlando ai genitori, ma anche parlando ai figli, c'è un problema che è l'argomento di oggi, che è avere un'incompetenza emotiva, insegnare un'incompetenza emotiva e vivere un'incompetenza emotiva. Cioè il pezzo di accettare il dolore è un pezzo centrale, ed è un pezzo, secondo me, in cui forse delle forze sociali possono fare molto invece di negarlo, cioè invece di espellere, fermarsi, dialogare, avere pazienza e accettare anche i limiti o il dolore. Pensiamo a chi ha fatto questi viaggi in mare, cosa si porta dietro, che è stato violentato. Cioè non possiamo negarlo mentre noi non possiamo, possiamo stare attaccato a lui e fargli raccontare in modo tale che possa essere in contatto. In questo, ad esempio, una cosa che mi ha sempre colpito nella sinistra, ma parlo tanti anni fa, è anche questa idealizzazione del migrante. Perché l'idealizzazione è esattamente l'altra faccia della criminalizzazione. Non sono degli esseri angelici che vengono dall'Africa per salvarci, perché sono più buoni di noi, più puri di noi. Sono delle povere persone che hanno sofferto tantissimo e con le quali noi dobbiamo confrontarci anche con il dolore che spesso portano qui da noi e che ci risvegliano nostre paure. Molto interessante. Quel confronto che noi vorremmo evitare, perché oltre che essere un confronto economico, è un confronto psico-emozionale. Noi vorremmo nascondere quel dolore. Lo facciamo quando diciamo meglio a casa loro, che è un modo per dire non vogliamo vedere in certi casi, perché se si risolvesse tutto dicendo meglio a casa loro. D'altronde io sto venendo da un convegno che ho fatto alla facoltà teologica, in cui la mia relazione di stamattina era proprio sulla rimozione, era diverso, sulla rimozione nella nostra società della morte. Cioè, in altri termini, si pensa di poter vincere la propria paura dell'ultimo momento pensando che la morte non esiste. E poi quando la morte la incontro e mi investe, io in qualche maniera ne sono sopraffatto. Non perché soltanto ho perso un affetto, ma perché non ho mai pensato che potesse in qualche maniera capitare a me. Tant'è vero che più delle volte noi, per poterci cautelare dalla morte, facciamo questo tipo di aggettivazione. È morto perché ha avuto un incidente, è morto perché è caduto, è morto perché stava malato, è morto perché è stato sfortunato. Non dice che è morto perché era nato, cioè in altri termini che la morte fa parte della vita, e cioè in altri termini è nella logica di questo confronto che io trovo la verità dell'esistenza. Il punto è che la rimozione del dolore o la paura di confrontarsi con la verità porta generalmente a questa forma di fuga, come lei mi parla. Ma ritornando un attimo ai nostri ragazzi, una mia curiosità, soltanto una mia curiosità, perché non sono per niente esperto in materia, l'ho detto. Ho sentito che nella società americana, che si sta diffondendo sempre di più, rispetto a quelle che sono le difficoltà dei ragazzi, anche dei piccolissimi, di affrontare la propria situazione di fragilità, molti dei suoi colleghi psichiatri stanno quasi in maniera diffusa, direi quasi mutualizzando, stanno consigliando psicofarmaci in Italia. Cioè la domanda è, capisco che in qualche maniera tocchiamo un campo, ma io che vado spesso negli Stati Uniti e vedo a volte condizioni di bambini che conosco, che genitori mi dicono, che
guardi negli occhi e ti rendi conto che al di là dei problemi possibili che possono avere c'è il problema del problema, cioè di risolvere ancora una volta nascondendo, perché io non so se questa sia la linea migliore. Ho provocato per... Allora, dipende dal disturbo. È chiaro che un bambino problematico con due genitori che hanno poco tempo per lui, dargli uno psicofarmaco è un crimine. Prima cerchiamo di capire cosa c'ha. Però è vero che esistono anche situazioni di ansia, situazioni di abbandono, situazioni complesse in cui possono essere dei farmaci. Io non sono un'esperta di bambini. In generale l'impressione che io ho è che molte ansie siano dovute anche a un sistema competitivo che però c'è sempre stato. Perché non è che... Io non credo che quando noi eravamo dei boscimani in Africa non ci fosse competizione correndo l'impala, no? Chi arrivava prima sull'impala si prendeva la carne migliore. Quindi è chiaro che ci sono delle società, come siamo stati noi nel dopoguerra, in cui si idealizza la non competizione. In realtà la competizione è qualcosa che dobbiamo accettare sapendo che possiamo vincere e possiamo perdere, non negando la competizione, perché la competizione sulle risorse, sulle ambizioni fa parte del fatto che siamo dei predatori, in parte. Teniamo in sala il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli, no? Patrizia Esposito Vacca, alla quale mi farebbe piacere, dopo che lei intervista, chiedere se quelli che entrano nel carcere minorile dopo che hanno avuto un processo sono quelli che volevano a tutti i costi vincere o sono quelli, questo la faccio a lei, però dopo, sono quelli che volevano vincere a tutti i costi o fondamentalmente non avevano avuto mai fino in fondo il gusto della vittoria. Lei ha detto fondamentalmente che bisogna saper vincere, bisogna saper perdere, ma la patologia può essere di quelli che vogliono vincere a tutti i costi e di quelli che non hanno mai, e quindi in qualche maniera subiscono la realtà, non hanno mai vinto neppure una volta. Sì, però la mia impressione è che siamo due disturbi diversi, cioè uno è un disturbo depressivo, mi ritiro, non esco, non mi misuro, sono triste, posso avere uno scatto di rabbia, ma in generale sono un evitante. L'altro disturbo, voglio vincere a tutti i costi, è un disturbo molto aggressivo, cioè mi immunizzo dai miei timori, dalle mie fragilità attaccando il mondo. Lì dico con la mia fidanzata, vado sul lungomare a 150 all'ora e ammazzo un poveraccio che passa col suo motorino. Quindi sono due cose diverse. Io non conosco il tribunale, credo che il problema del tribunale sia più con dei disturbi che noi chiamiamo antisociali, in cui ci sono dei problemi a stare nelle regole, a capire come sta l'altro se io gli faccio male, e quindi problemi di decentrare. Io voglio vincere ma l'altro non esiste, invece voler vincere è giusto, ma non posso non tenere conto che l'altro esiste e può trovarsi nella mia strada e non lo posso eliminare, no? E queste sono le patologie delinquenziali. Io credo che sia stato molto fecondo questo incontro, perché non abbiamo avuto uno scambio veloce. Io devo fare l'ultima domanda, poi lascio a voi le domande da fare a Sandra. C'è questo spazio, c'è, breve ma c'è. La domanda non vuole essere personale, ma mi intriga. Da ricercatrice, da medico, ci può dire solo brevemente, se può, qual è stato quello che ha ritenuto, dal punto di vista terapeutico, il successo, usiamo il termine successo, la guarigione, una delle guarigioni più riuscite, è invece quella invece che si riporta, che si ricorda invece come, non dico un fallimento, ma comunque come con rammarico. Domanda difficilissima per me, però 40 anni. No, sicuramente un fallimento è quando non ho capito la diffidenza, cioè quando sono entrata troppo rapidamente in una persona che era strutturalmente diffidente e viveva con la mia vicinanza come un attacco. E questo ai giovani clinici gli succede, perché noi abbiamo il pregiudizio che le persone ci vengono a cercare e vogliono stare con noi. A volte ci vengono a cercare ma vogliono dimostrarci che è impossibile che noi le aiutiamo, e questo sicuramente le volte che mi è successo lo vivo come un fallimento.
le volte, che ne so, delle persone che, di cui mi sento orgoglioso per il lavoro che ho fatto, sono delle persone, quando, perché io ho lavorato molto sui disturbi alimentari, e quando ho avuto pazienza a aiutare a ricominciare a mangiare la persona che non mangiava tanto tempo, con ricadute anche dei tennari, cioè ricadeva, la riprendevo e non l'abbandonavo mai. Credo che la pazienza, io non sono molto paziente, però credo che ho fatto, quando sono stata impaziente sono andata troppo veloce, ho sbagliato. Quando sono stata paziente e dei tempi del mio paziente, lì sono stata veramente, ho fatto delle cose buone. Grazie, possiamo, credo, già esprimere, subito, Francesco, subito, possiamo già esprimere il nostro primo grazie a Sandra per la chiarezza e la eleganza con cui ci ha passato. E anche la precisione. Sì, sì, della chiarezza, assolutamente. Allora, a voi la parola. Francesco è primo, passatevi il microfono. Domande brevi, sì. E poi le passate, non facciamo. La domanda sposta un po' tutta la questione. Allora, in che misura il mercato del consumo è attento a questa fragilità di cui si è parlato e propone, al fine di incrementare l'utilità economica, e propone vari mezzi, alcol, droga e propaganda come idoni a diminuire le singole fragilità. Se per ipotesi avete un'idea di un rimedio. Di un rimedio. Sicuramente la cocaina e le droghe sono tutte cose che ci servono a rimandare, a fare i conti con le nostre incompetenze emotive, quindi è chiaro che è così. Il problema è che rimandando ci dimentichiamo. Qual è il rimedio? Il rimedio dal punto di vista clinico è la cura. Secondo me è difficile, io non so rispondere a questa domanda, è troppo sociale. Posso? Il problema è che se ci fosse una risposta in questo caso, ci dovrebbe essere. La vera grossa assenza in questo caso è un'assenza, perché siccome tu provochi socialmente alla risposta, è una risposta, una mancanza di un progetto in genere, che è una sfida educativa, che ha varie ricadute, incominciando dalla famiglia, perché è inutile girarci intorno. Il luogo originario e originante, quelli che sono i percorsi fondamentali, stanno lì. E poi ci sono tutte le agenzie educative, le mettiamo tutte, ma soprattutto delle agenzie educative c'è una visione che manca in questo momento, che è la visione politica della sfida educativa. Per cui fondamentalmente, se esistono delle fragilità che sono dettate dalla condizione generale di vita, dalle relazioni, queste fragilità andrebbero in qualche maniera governate. Fatto sta che puntualmente di fronte al problema generalmente si mette il panno nuovo sul vestito vecchio e lo squarcio si vede tutto senza risoluzione. Questo è il punto. Allora dico, non basta individuare il problema ha una sua straordinaria possibilità, casomai ce l'ha, di soluzione, se parte che vivono la comunità in maniera diversa lo affrontano con la stessa responsabilità. Sandra Sassarone ha fatto prima un esempio che per me è calzante. Se non esiste un'alleanza educativa tra genitori e maestri e professori, tu hai voglia di tenere le leggi. Il genitore va dal professore e lo picchia perché è in disaccordo rispetto al suo metodo. Questa è, allora, la risposta di chi sta al di sotto di questa realtà è quello che tu dicevi precedentemente. Ci sarebbe, ma c'è bisogno di una nuova società. Da chiedere l'effetto della legge.
Ma lei si sta, Presidente, la povera. No, ma dico. È specifico. Scusami. L'effetto della legge. Tu sei presidente di Corte d'Appello emerito, scusa. Hai dovuto interpretare leggi che non erano leggi tue. E certe volte, come me che sono prete, ti sei data la testa nel muro perché dovevi interpretare una legge che non ti piaceva. Quanto mai, dico, fondamentalmente, anche noi abbiamo in qualche maniera, nelle nostre condizioni, drogato, piato la nostra relazione, perché non immediatamente capaci di interagire con quello. Allora, è un sistema che va cambiato, ma soltanto se i partecipanti a quel sistema vogliono. Io vorrei chiedere una cosa che riguarda principalmente i giovani. In una società dell'immagine come quella di oggi, in cui tu esisti, se hai migliaia di persone che ti seguono sui social, se appari in televisione, se sei ricco, se hai successo, non esisti se sei una persona. E nel contempo, una generazione di giovani che sanno che per loro non ci sono posti di lavoro, non c'è questa possibilità di inserimento, non c'è questa possibilità di crearsi una famiglia. Con tutto questo sui giovani, ma anche sui singoli giovani, che effetto drammatico. Ma è sicuramente drammatico, perché da un lato c'è un'alta aspettativa, perché ho 1000 like su Facebook. Dall'altro lato faccio fatica a non andare a vivere a Milano, perché a Napoli la cosa che volevo fare non trovo modo di farla. Però secondo me è anche vero che noi siamo maestri, no? E con la nostra età almeno dovremmo essere maestri. Secondo me i messaggi pessimisti non li dobbiamo mai dare. Bisogna sempre dire ai giovani che anche nel contesto più complesso, cresci a Lampedusa, cresci a Pantelleria, per fare esempi complessi, se tu sei uno che veramente cresci in un contesto in cui ti si dà fiducia, impari a soffrire, oltre che a volere delle cose, ce la farai. Io sono un ottimista. E così non solo, e così non solo, ma oggi si sta invece in qualche maniera, sono delle frange limitate, di chi giovani pensa che la propria felicità, la propria possibilità e la realizzazione sia fuori dal contesto della massa. Cioè, in altri termini, c'è chi per esempio sceglie di avere i propri spazi di vita che siano indipendenti dalla realtà, diciamo così, massimamente condivisa, ma non trova consenso in chi dovrebbe aiutarli in quelle scelte, cioè chi noi adulti pensiamo che quella individuazione o disponibilità non sia confacente rispetto al sistema generale. C'è chi ritorna alla campagna, per esempio. Ci stanno ragazzi che stanno tornando. Non c'è una risposta così. Perciò lo sto dicendo. Patrizia. Si parlava di paure di paure del confronto. Dal mio osservatorio, secondo un'idea che io sono fatta per l'esperienza maturata, io mi sono fatta l'idea che di fronte ad azioni dissennate che gli adolescenti stanno mettendo in campo, ci sia soprattutto la paura del confronto. Del confronto con l'altro che loro individuano sulla loro strada, sul loro percorso come diverso a fronte dei loro vuoti affettivi, dei loro vuoti educativi, dei loro vuoti culturali, sociali. E quindi Gennaro faceva riferimento alla condizione carceraria. A quel punto, come operatore della giustizia minorile, credo che l'incontro con la giustizia minorile per questi adolescenti crea un cortocircuito, quantomeno crea quel cortocircuito che li può aiutare ad attivare un percorso di ripartenza che li aiuti a riscrivere, a rileggere il passato alla luce di un futuro diverso. E quindi è proprio quella paura, quel confronto che loro non riescono a contenere, non sanno gestire perché non ne hanno le risorse, che determina azioni completamente disconsiderate. Grazie. Sì,
è vero che il confronto con l'altro, però se noi andiamo a vedere le famiglie di questi, perché le consultazioni con i giovani che drogati le facciamo anche noi, ci rendiamo conto che lì quello che è mancato è stato un asse di rapporto iniziale da bambini con le famiglie d'origine solido, no? In modo tale che loro con quella mancanza di solidità non hanno mai visto un referente che sapesse dire sì, no, va bene, bravo, sono contenta, cioè, ma hanno visto spesso a loro volta persone così fragili che la paura del confronto con l'altro è la paura del confronto con i loro temi dolorosi, e quindi loro scappano. Infatti l'educazione che si fa, credo, è una lentissima educazione, come per i traumatizzati, no? A fare i conti con i temi dolorosi che non possono vedere, non possono fare da mai, no? Quindi noi che non lavoriamo in contesti così complessi, ad esempio, consultiamo i genitori. Se mi portano una ragazzina, come è successo la settimana, di 17 anni, che si taglia, che è furente, dai, famiglia borghese milanese, dai calci a muro fino a rompersi le dita, da quanto è arrabbiata, prima di metterla in cura, io devo anche consultare la famiglia, perché loro mi devono aiutare, non posso essere da sola o qualcuno di noi con tutte le nostre raffinatezze cliniche. Lì, io, se ci mettiamo in viaggio, viaggiamo tutti insieme. Elisa. La mia domanda è un po' fuori contesto, diciamo, non è attinente alla sua dissertazione, ma vorrei chiedere se il disturbo bipolare dell'umore affievolisce l'affettività e rende labili anche le relazioni interpersonali. Allora, io premetto, non sono un esperto, sono una psichiatra, ma non sono esperto di disturbo bipolare, perché la psicoterapia del disturbo bipolare è una cosa molto all'avanguardia, solitamente sono curati con farmaci. Però certo, la risposta è sì. In queste oscillazioni è chiaro che io perdo la trama, ed è più facile che si allenti la trama delle relazioni affettive. Quindi la risposta è sì. Adesso provoco io una domanda, ci sta Carmen Tech, che è la regista che ha studiato, la regista che ha fatto un documentario molto ma molto bello, sta qui in sala, sta venendo spesso, sulle salicelle di Afragola, che è stato presentato in Germania e in Svizzera, adesso è stato preso da una televisione italiana. Io provoco a te la domanda che devi fare alla professoressa, cioè mi chiedo, visto e considerato che hai lavorato un anno in un contesto dove noi come medici di strada siamo presenti con i nostri medici, con l'ambulatorio, e dove c'è gente che viene da te spesso al tribunale dei minori, io voglio capire dalla tua esperienza di osservatrice, devi fare la domanda, le paure che hai riscontrato, perché io vorrei sapere quali tipi di paure sono in quel tipo di contesto, come si rapporterebbe uno di quel quartiere così degradato con una realtà così particolare con cui noi stiamo trattando temi che potrebbero riguardare anche. Allora, innanzitutto lì c'è la mancanza del sogno, la mancanza dell'immaginazione, quindi diciamo che c'è in quel senso credo una fuga dalla realtà. Allora, veramente io volevo fare un'altra domanda adesso. Perché ho visto che i punti focali, diciamo, in questa conversazione sono stati quelli della famiglia e del ruolo dei genitori, se ho capito bene. Quindi non mi sembra un discorso, diciamo, politico, ma un discorso, diciamo, che ci porta alla responsabilità del singolo. Allora, come rieducare i genitori e le emozioni dei genitori per creare poi il futuro dei bambini in maniera più serena? Assolutamente sì, perché vale anche per il quartiere San Vicente. Vale anche per il quartiere San Vicente, ovviamente, vale per tutto. La domanda è sulla prevenzione. Sì.
Beh, allora, questo ci sono persone, voi siete sicuramente su questo mondo più esperti di me, io vi posso parlare della mia esperienza. Quando mi capita di avere un esordio di anoressia di una ragazzina di 14 anni che è sempre stata brava e che studiava fino a mezzanotte già dalla prima elementare e era ansiosissima e studiava troppo, e i genitori dicono devi studiare ancora di più, no? E quindi pongono su una persona con già una struttura ossessiva delle aspettative terrificanti sempre di più, sempre di più. Quindi la prevenzione si fa insegnando ai genitori, credo, quando i bambini sono piccoli, e anche agli insegnanti, perché se voi avete mai visto le classi, o qualcuno di voi è esperto di classi, la bambina perfezionista, che voi pensate che è la più brava, spesso è quella che si farà un disturbo anoressico. Quindi è geniale che quando voi avete una bambina perfezionista come insegnante, invece di dirgli brava, gli diciamo ma smettila, ma vai al giardinetto, stai rompendo le scatole, studi troppo, basta. No? E questa cosa molte volte gli insegnanti non lo sanno e quindi vanno in una direzione insieme ai genitori di rinforzamento di rinforzo dell'ansia. Quindi la prevenzione si fa con l'intelligenza della comprensione e quindi bisogna avere spazi, perché poi secondo me il nostro discorso è vero che è stato famiglia e giovani, ma io volevo anche dire emozioni, accettazione e competenza. Quindi la prevenzione si fa sull'accettazione e la competenza ai nostri genitori, ma anche ai figli, che siamo umani, non siamo perfetti, non è detto che tutti andremo a Harvard. Io credo che vada ringraziata Sandra per questa opportunità, per questo stimolo che c'è. Sì. Interrogativo per me, noi facciamo prevenzione sociale attraverso un progetto che è un progetto di creatività. Allora ecco, proprio perché lei sta qui stasera volevo una risposta, lei che è così competente. Noi partiamo dalla malattia, quindi malattia sociale, malattia dei giovani, parte poi dalla malattia della famiglia. Non so se avete visto Sanremo, no? I giovani cantanti hanno risposto tutti in maniera meravigliosa, portando i nonni, qualcuno, non hanno portato grande Big nella terza serata. La nonna anziana a ballare, 82 anni, hanno saltato una generazione, perché manca la fiducia in questa generazione, e si riportano i nonni come progetto sociale, ma un progetto d'amore semplice, che non pretende, che l'amore non deve pretendere niente, giustamente i genitori pretendono, politica pretende, sta politica non si capisce bene, però voglio dire, manca la parola amore, abbiamo paura di dirlo, che poi è gratuito, non si paga niente, e poi che non facciamo toccare al ragazzo, dal bambino, progetto che è il sogno individuale, è patrimonio individuale, che è il creativo, ognuno di noi è creativo, è unico e ripetibile, e non lo spendiamo più nella società, perché la cultura non è più una cultura italiana, cristiana, e quindi ha perso quel valore aggiunto che è la cellula di Dio che è dentro di noi. Sono fuori tema, però questo è il progetto della Tentopos. Però volevo sapere. L'ultima. In realtà era più a lei che volevo fare questa domanda. Quanti danni ha provocato lo strumento della paura da parte della Chiesa come istituzione per l'esercizio del potere da anni e da secoli? E quindi a maggior ragione ha provocato poi l'allontanamento, se vogliamo, la portaccia delle persone dei giovani. Molto facile. Ma io stamattina parlando di morte ho detto che la rimozione della morte, la morte è servita alla Chiesa per governare, ma non soltanto alla Chiesa cattolica, a tutti i poteri si dà la possibilità di decidere dopo la morte dove andremo, a tutti i poteri della terra, perché è il potere della terra che decide se tu sarai salvo o dannato. Ovviamente c'è una condizione terroristica di questo, però il punto è che è vero che la Chiesa ha usato
la morte o la paura come grimaldello, soprattutto quella dell'inferno. Ma è anche vero che ho la sensazione che la rimozione totale della paura non abbia poi garantito alla nostra società la possibilità di fare i conti con la verità, perché nella nostra realtà non c'è solo paradiso, ci sta anche inferno, io parlo nella realtà presente. Un educatore non può, ecco, che sia un'agenzia educatore, che sia educatrice, che sia la famiglia, che sia lo Stato, che sia la Chiesa, non può, per amore di chi vuole far crescere felici, nascondere una parte del loro percorso, quasi dicendo me la faccio io piuttosto che te la fai tu. E questo è stato una negazione. Ecco perché sia quello che diceva Rosanna sia quello che ha aggiunto in questo momento mi vede perfettamente d'accordo, ad una condizione però, che al di là delle responsabilità storico-reali che possono essere della famiglia, dello Stato, della politica, della Chiesa, e ce ne sono, c'è bisogno poi della risposta individuale. E la persona adulta si darà a se stessa delle risposte nel momento in cui quelle risposte, indipendentemente da tutte le agenzie che gli hanno portato, sono arrivate dal suo sì a se stesso, dalla capacità che ha saputo dire chi sei tu, chi vuoi essere, chi vorresti essere. Questo è il percorso. Ecco perché ritengo che ognuno di noi poi fa i conti con se stessi. Io volevo veramente ringraziare la Sandra, veramente con grande grande, per l'interesse che ha provocato. E se l'anno prossimo ci sarà un nuovo dialogo in città, io qui pubblicamente dico che sono stati tutti brillantissimi amici che sono venuti, uno dei primi che deve ritornare è Sandra Sassi. Dopo saluto, ma adesso avvenire. Allora, grazie della vostra presenza e grazie, lo riesco a concludere, poi lo fate in privato. E dicevo, grazie della vostra costanza e della vostra presenza. Voglio ancora una volta ricordarvi che ci vedremo il 12 di marzo. E però voglio ancora una volta lanciare un appello, non lo faccio a mio nome, lo faccio a nome della Presidente dell'Associazione Teotocos, della stessa associazione. Abbiamo difficoltà a trovare dei ragazzi ai quali insegnare l'arte presentiana. Sono difficoltà di varia natura, alle quali non sanno dare risposta le scuole, le chiese, le parrocchie, le associazioni organizzate. Non è un problema soltanto di rifiuto dei ragazzi di ritrovarsi in una particolare dimensione, è proprio ormai la consolidata e verificata incapacità istituzionale di poter aggregare e interessare i giovani. Io considero questo elemento una vera e propria tragedia della nostra società, non solo nostra in quanto napoletani o italiani, nostra internazionale. Mi sono convinto che c'è un problema giovanile nel mondo, che è il vero problema che si troverà ad affrontare l'umanità nelle prossime generazioni. Perché se noi perdiamo le generazioni presenti, noi perderemo il futuro e dovremo poi vivere la nostra vita e la nostra esperienza sul ritorno al passato o su una ripetizione del passato. Quindi, come diceva Sandra Sassaroli, bisogna essere ottimisti, bisogna guardare ai giovani con ottimismo, senza pregiudizi, bisogna sapere anche perdonare i giovani per una serie, come dire, di errori che possono compiere, perché in questo consiste quel passaggio fondamentale che riguarda gli individui, che riguarda la società, che riguarda l'umanità intera. Grazie ancora, ci vediamo presto. Grazie. Grazie a tutti e a tutti.